2 hours later. Oh, ragazzi, ma che ci fate ancora qui? Dai, dai, venite con me. Eccoci, benvenuti sul canale in questo ennesimo video. Oggi video inerente lui, Buffetto. Questa è la mia ultima casa delle vacanze, della vita, chi lo sa. Comunque il mio nuovo camper ormai da più di qualche mese. Ci ho già fatto la vacanza estiva e mi sto godendo il periodo invernale. Questo è un po' il sogno di tanti camperisti, il motorhome in genere. È un cartago della serie C Compact Line, nel senso il cartago più piccolo che ci sia, è l'I138, proprio un cartago contenuto nelle sue dimensioni e soprattutto per quanto riguarda anche l'utilizzo della patente, perché la maggior parte dei cartago, o quasi tutti i cartago, sono guidabili solo con la patente C, mentre in questo caso la possibilità è quella di guidarlo con la patente B. Allora, non voglio farvi il solito pippone di presentazione dei camper lunghi che vi rompete le scatole, vado un po' più al sodo. Diciamo che degli accessori che aveva già a disposizione dal precedente proprietario, io ho aggiunto quello che necessitava me e che comunque secondo me aveva senso che avesse, come la Tool Omnistore, questa mega verandona eccezionale per quando fa parecchio caldo, c'è parecchia luce che ti pesta in testa. Poi ho dotato il camper di un impianto elettrico comunque a ricarica di un certo livello, ho voluto mettere una batteria al litio da 100 ampere con un inverter da 2000 e un pannello solare da 120 watt. In più ho voluto arricchire la dotazione del mio camper con un sistema d'aria condizionata con un condizionatore della Truma per poter garantire anche una buona qualità di quello che è il periodo estivo. La motorizzazione è su Fiat Ducato, l'accessibilità al vano motore è abbastanza comoda, non tanto per quello che riguarda le riparazioni o l'accessibilità per quanto riguarda i controlli, sono abbastanza semplici perché vabbè, il controllo dell'aria e dell'olio motore è abbastanza comodo. Per l'accessibilità al vano motore proprio, questo è un problema di quelli che ci devono intervenire direttamente. Purtroppo, o meglio, i motorhome sono monoscocca e quindi vengono interamente forniti solo col pianale e interamente costruiti dalla casa madre, quindi in questo caso la Cartago, tutti in vetro resina per sfruttare completamente il loro spazio. I vani sono tre, o meglio gli scomparti. Quello che c'è da dire che sono anche capienti per quanto riguarda la profondità, perché Cartago offre il doppio pavimento e quindi sotto permette di avere un vano che va per tutta la larghezza del camper. Aggiungiamo degli sci o comunque qualcosa di lungo che abbiamo necessità di metterlo, possiamo farlo. Questo vano non vi faccio vedere cosa c'è dentro perché l'ho già fatto vedere in un altro video e vi invito ad andarlo a vedere nel video di cui vi metterò la descrizione. Questo è il vano bombole, due bombole, io all'interno ho anche lo smistatore sempre della Truma con la possibilità del blocco automatico e i filtri dell'erogazione del gas in caso di urto e lo sdoppiatore se serve non rimanere mai senza gas, quindi alternativamente finisce una bombola e scatta direttamente con l'altro. Questo è il vano della cassetta del WC, che tutti, ci sono altri video che fanno vedere come funziona e vi evito di farlo, e quello è un piccolo accesso dal gavone lungo il longherone posteriore sotto il letto matrimoniale che vedremo.
Il motorhome è dotato ovviamente di una sola porta d'accesso anteriore, quindi solo lato guida. Alcuni motorhome giganti non hanno neanche quella. Adesso salgo e vi faccio vedere gli interni. Porca bestia, oggi sono proprio smemorato, vi ho lasciato ancora fuori. Dai, dai, venite su. Ed eccoci qua nella mia piccola reggia. Diciamo, ripeto, un camper contenuto di piccola dimensione, 6,40 m, però dotato di tutto. Allora, questa è la dinette. La dinette che comprende un divano ad angolo con la possibilità della movimentazione del tavolo in diverse posizioni e due sedili, lato guida e lato passeggeri, che con un semplice movimento fanno questo passaggio e formano praticamente questa dinette. Dinette che voi sicuramente conoscerete bene perché è la sede dove faccio i miei video. Questi vetri, che sono ampiamente panoramici, danno la possibilità di essere oscurati tramite delle tende comunque che scendono e quindi in pochi secondi, arrivati nel luogo dove decidiamo di stare per mangiare, per dormire, quello che può essere anche una piazza trafficatissima, io chiudendo ho la possibilità di oscurare completamente la vista dall'esterno. Vi faccio vedere. Con questo praticamente chiudo e con i laterali chiudo le finestrine laterali. Allora, la parte che riguarda i servizi è questa centralina che comanda e controlla quello che è carica, pannello solare e batterie. Questo è l'antifurto della Gemini che serve a chiudere le porte. Questa è la centralina del camper, accensione, parte elettrica, comando pompa acqua e comando audio perché ha la possibilità l'autoradio di sentirsi dietro. Questo è il comando della truma che è la truma combi 6 che fa sia riscaldamento che acqua calda. Qui abbiamo la cucina, abbiamo anche qui un tre fuochi della Dometic, comodissimo, con accensione elettrica quando funziona. E poi abbiamo un lavandino di abbastanza grandi dimensioni. Questo serve a chiudere in pratica il lavandino, aumentare la capacità di lavoro o eventualmente una comoda mensola, come vedete, per appoggiare le cose. Supporti vari, non vi apro gli sportelli perché ci sono le cose private. Frigor da 140 litri con freezer e frigor sotto. E poi abbiamo la zona notte. La zona notte che è un ampio letto matrimoniale con in alto gli scomparti per poter mettere tutte le vostre cose, i vostri vestiari. Allora, qui abbiamo il bagno. Un ampio bagno, devo dire. Ciao! Con box doccia che si apre facendo scorrere le varie porte trasparenti sulle apposite guide. All'interno del bagno abbiamo il turbovent, utilissimo per far uscire odori, non odori, o comunque facendo la doccia i vapori della doccia se ne vanno. Lavandino abbastanza capiente e vediamo specchiera con all'interno, adesso questo vi faccio vedere varie cose, e un altro mobiletto lì sotto. Water della Dometic sempre, è comodissimo. Ho dimenticato, l'ultimo ma non per importanza, abbiamo l'armadio. Qua sotto abbiamo l'armadio per poter riporre vestiti o comunque avere la possibilità di mettere altre cose. I due gradini per salire sul letto. E qui abbiamo la soluzione per poter ospitare anche due persone in più. Un bel comodo letto basculante in gabina. Facilmente da far scendere, non elettrico. Ovviamente bisogna ricordarsi di abbassare i due sedili. È sempre meglio ricordarlo. Bene, scende. Facendo scendere questo letto abbiamo due posti letto in più. Devo dire che in questa soluzione possiamo anche evitare di abbassare gli oscuranti, comunque di chiudere, perché come vedete il letto è completamente protetto e quindi si può dormire. Io ho fatto aggiungere questo ennesimo lucernario comodissimo per poter aumentare
la ventilazione del letto, soprattutto se fa caldo, e dare anche la possibilità di chi è qui sopra di godersi le stelle. Questo è una possibilità anche di fare un po' di palestra. Ho voluto riempirlo, anzi straempirlo anche troppo, diciamo, di porte USB. Ho voluto che, perché adesso tanti apparecchi si caricano con l'USB. Adesso vi faccio vedere una chicca che non ho montato io perché c'era già, però veramente utile in diverse situazioni. Anzi, anche una piccola critica, ma guarda. Lì c'è la centralina e magari chi è pratico può già capire che cosa sono. I piedini sollevanti del camper. Faccio vedere come funziona. Accendiamo la centralina, fa il suo controllo e quindi si mette in posizione di partenza. Una volta che noi faremo start, possiamo poi scegliere di fare la restante movimentazione o in automatico o in manuale. L'automatico ci dà l'autolivellamento del camper, quindi con la bolla, la messa in bolla, e il manuale ci dà la possibilità di sollevamento, estremizzandolo anche a tal punto di sollevarlo e cambiare le ruote magari. Ok, proviamo a sollevare. Qui fa una parziale discesa dei piedini. Vedrete che arrivano, si posizionano e aspettano il comando o manuale o automatico. Noi gli diamo la movimentazione automatica. A questo punto scendono tutti e quattro i piedini e vanno a livellare il camper. Ecco, questa è la possibilità di sollevare il lato magari che mi interessa, quindi facciamo sì che lo devo alzare a sinistra per cambiare una gomma, invertire le gomme, riparare una foratura, e quindi ho la possibilità praticamente di sollevare il camper fino al cielo. E qua abbiamo la ruota praticamente libera dalla sede stradale. Ecco, questo era quanto volevo raccontarvi della mia dimora viaggiante, senza stressarvi troppo. Io ora me ne vado, destinazione, vabbè. Questo è l'allarme che avvisa, utilissimo, che ci ha aperto il gradino dalla parte di là. Vabbè, vado via, sapete cosa fare del video e spero vi sia piaciuto, mettete qualche commento. Adesso non seguitemi però.